Continuano i test della divisione ferroviaria della TUA, trasporto unico abruzzese, verso il capoluogo di regione. Questa volta sono saliti sul treno dell'azienda 54 ragazzi tra la terza media dell'Istituto Mario Bosco e la scuola secondaria di primo grado Giuseppe Mazzini di Lanciano. Io sono arrivato il 1° luglio e tu andava, va tuttora sia nelle Marche a San Benedetto che nel Molise a Termoli. Mi pareva logico collegare i due capoluoghi di provincia della costa Pescara e Chieti col capoluogo regionale. È la cosa più importante e determinante per tutta la popolazione costiera. Il treno proviene da Lanciano, in questo modo abbiamo collegato anche il Basso Abruzzo, anche il Frentano con il capoluogo di regione. L'esperienza con i ragazzi ha dato anche vitalità a una linea che in tanti vedevano un po' vetusta, un po' in disuso, invece oggi come oggi il ferro credo che sia il futuro, sia per l'ambiente che per le persone. Gli studenti hanno raggiunto L'Aquila per conoscere da vicino il consiglio regionale. Un viaggio di istruzione che ha consentito agli studenti frentani di entrare nel vivo della macchina legislativa abruzzese, ma anche di conoscere le bellezze del paesaggio visto dal finestrino che fanno da sfondo al viaggio Lanciano-L'Aquila. Molto bello, siamo molto emozionati perché siamo i primi ragazzi che sono saliti a bordo di questo treno del tratto Lanciano-Aquila. Questo viaggio in treno ci ha permesso non solo di ammirare tutti i paesaggi che la regione ci offre, ma anche di, soprattutto, di riallacciare i rapporti sociali che con la pandemia abbiamo perso, anche i rapporti tra noi adolescenti che la pandemia ha alterato e interrotto. E inoltre per noi è molto importante perché essendo Lanciano lontano dall'Aquila, magari molti non ci sono andati, quindi è una grande esperienza per noi vedere l'Aquila come capoluogo di regione, soprattutto assistere a una rinascita dopo il terremoto avvenuto. Potremo assistere a una delle sedute del Consiglio regionale e questo può essere un buon modo per vivere in prima persona qualcosa che prima magari studiavamo soltanto sui libri di storia ed è un modo per vivere la scuola fuori dalla scuola.